stampa. Tanto io ringrazio il mio capogruppo per averci dato ospitalità. Sempre a metà, sharing. Bene, grazie per essere qui. Intuirete il motivo di questa conferenza stampa. E come abbiamo annunciato nei giorni scorsi, con Forza Italia e noi moderati abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, dare una prospettiva a un progetto che deve vedere il Partito Popolare Europeo al centro della politica italiana ed europea. Io avevo annunciato in occasione del congresso di Forza Italia, nella mia relazione, che era mia intenzione aprire le liste a forze alleate, forze che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, per costruire insieme un progetto. E ovviamente con noi moderati c'è una tradizione comune, ci sono anni di condivisioni, di battaglie, di impegni, e tutti quanti ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo. Già ci sono forme di collaborazione, diciamo così, rinforzata, penso al gruppo della Regione Lazio, c'è cioè un gruppo unico, e in molte realtà, penso alla Basilicata, abbiamo fatto la lista insieme, ma io ci tenevo a sottolineare che questo non è un accordo elettorale, è piuttosto una parte di un progetto che deve portare ad occupare quello spazio che dico sempre tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. E per quanto riguarda Forza Italia, ma credo che anche noi moderati condivida l'operazione che abbiamo fatto con tutte le liste civiche, con i sindaci come Scaiola, Brugnaro, Baccini, Chinelli, di rinforzare attraverso anche il sostegno dei sindaci civici il progetto dei popolari europei in Italia. E così abbiamo deciso di, anche in questa occasione delle elezioni europee, di presentare liste unitarie. Quindi fra poco vi mostreremo il simbolo con il quale correremo insieme l'8 ed il 9 di giugno, e contiamo di far sì che questo lavoro che stiamo conoscendo possa essere anche portatore di importanti novità, e possa essere portatore anche di aggregazione di altre forze, di altre persone, di altre intelligenze, per colmare un vuoto, perché manca una forte presenza popolare. È ovvio che ci siamo, vogliamo essere più forti. Io ho detto che l'obiettivo per quanto riguarda la Forza Italia era il 10%, credo che ora insieme potremo superare ampiamente questo obiettivo. Certamente i sondaggi veri sono quelli che escono dalle urne, quindi lavoreremo insieme con delle liste competitive, non faremo liste per accontentare qualcuno, insomma qualche cavallo di razza e tanti ciucci, cercheremo di fare delle liste unitarie con tutti i cavalli di razza che possano portare il maggior numero possibile di consensi alle liste che presenteremo. Quindi abbiamo avviato con Maurizio Lupi, con tutta la classe dirigente di noi moderati, tutta la classe dirigente di Forza Italia, un percorso che punta anche a consolidare l'attuale maggioranza di governo,
che punta a dare un contributo anche di idee e di difesa dei valori alla coalizione, ma anche al paese. Noi siamo forse entrambi di ispirazione cristiana, liberale in economia, siamo tutti europeisti ed atlantisti, e questo è il minimo comune denominatore che ci vede alleati al governo nazionale, ma in questa fase, e mi auguro anche dopo, vederci ancora più coesi per realizzare comuni obiettivi, per raggiungere comuni obiettivi e per realizzare progetti comuni. Quindi da oggi pomeriggio i dirigenti di Forza Italia e i dirigenti di Noi Moderati si metteranno al lavoro per integrare le liste, in modo che il primo di maggio ci sia, dopo la consegna del simbolo, ci siano liste veramente competitive, liste unitarie. Io ringrazio Maurizio e tutti gli amici di Noi Moderati per l'impegno, e poi quando si fa una trattativa c'è sempre qualche angolo da smussare, abbiamo fatto di tutto per smussare gli angoli invece per rinforzare gli elementi comuni, e mi pare che alla fine siamo riusciti ad ottenere un buon risultato che, a mio giudizio, sarà foriero di risultati elettorali superiori alle aspettative. Per quello che sentiamo da amici simpatizzanti, c'è entusiasmo, perché si vede che c'è da questa parte, dalla parte del centro, c'è voglia di collaborare. Quando si lavora insieme, io credo che gli elettori sono sempre contenti. Bisogna evitare polemiche, e noi non faremo polemiche in campagna elettorale. Come abbiamo costruito questa operazione politica, credo che continueremo a dare messaggi positivi al nostro elettorato. Mi taccio, lascio la parola a Maurizio e poi ci mettiamo le nostre domande. Beh, intanto buongiorno a tutti, ringrazio anch'io l'amico collega Paolo Barelli per l'ospitalità. Le assicuro che non divideremo il conto dell'affitto della sala, noi moderati siamo moderati e quindi non morigerati. Moderati e morigerati. No, condivido e sottoscrivo quello che ha detto Antonio, perché in questi mesi di dialogo e di discussione non sono passati in vano, nel senso che non è che dovevamo stare a fare trattative o non trattative, ma volevamo condividere innanzitutto un progetto politico. La prossima campagna elettorale, quella delle elezioni europee, è una campagna fondamentale per il futuro non solo dell'Italia ma dell'intera Europa. Non è la stessa competizione di 5 anni fa, perché non è vero che non è successo nulla. È cambiato l'Europa, è cambiato il mondo, pensiamo a cosa è successo dopo il Covid. Antonio e Forza Italia da sempre, come noi, si riconoscono nel Partito Popolare Europeo, ma le battaglie fatte prima in Europa e poi anche qui insieme come governo nazionale con la Presidente Meloni hanno dimostrato che noi vogliamo più Europa. Vogliamo vincere con forza la sfida di una nuova Europa, con anche battaglie importanti per cambiarla. Penso alle tante battaglie che sono fatte dalla sanità, ma anche sul tema della transizione ecologica. L'ultimo congresso del Partito Popolare Europeo a Bucarest, con un manifesto a cui Antonio, la von der Leyen, hanno collaborato, Manfred Weber a scrivere, indicano una strada. La sfida per noi è quella, quindi, in questi mesi di condividere un progetto politico e presentarci insieme alle elezioni europee non come somma di simboli, ma innanzitutto come una proposta politica che, partendo dalla storia di ognuno di noi, guarda al futuro e per la prima volta pone insieme, proprio rispetto alla sfida europea, anche una prospettiva di futuro e di fiducia ai tanti elettori moderati e di centro che nel centrodestra, ma anche fuori dal centrodestra, sembra che non abbiano una loro casa. Noi in Forza Italia innanzitutto, noi moderati dall'altra parte, da sempre invece abbiamo creduto fortemente nel centrodestra, ma fortemente nel valore del centro, del centrodestra, come tra l'altro testimonia chi lo ha fondato e chi lo ha voluto, cioè Silvio Berlusconi. Anche il fallimento della proposta del terzo polo è sotto gli occhi di tutti, ci ha aiutato, devo confessarlo, anche i risultati elettorali, perché
dalla Sardegna all'Abruzzo, vedremo anche la Basilicata dove ci presentiamo insieme, mentre in Sardegna e in Abruzzo, in Molise, ci eravamo presentati con le nostre liste, noi moderati da una parte e Forza Italia, e i risultati degli elettori sono stati incredibili. In Sardegna la nostra lista ha preso il 5,6%, in Molise il 7,2%, in Abruzzo c'è stato un successo enorme di Forza Italia, ma anche di noi moderati, che dice che c'è uno spazio politico che, se abbiamo il coraggio di prenderlo e di lavorare insieme, insieme con quel contributo che ognuno di noi può dare, credo possa non solo rispondere all'ambizione che condivido, che Antonio sempre mi ha detto, possiamo e vogliamo superare il 10%, ma porre dopo le elezioni europee non solo un fatto politico per l'Europa, più forza al Partito Popolare Europeo anche in Italia, ma credo anche, ma lo decideranno sempre gli elettori, perché noi crediamo fortemente agli elettori, anche per l'Italia. La nostra ambizione non è quella di correre contro. Hai fatto bene a sottolineare, Antonio, per noi in un momento come questo, anche di paura, di sconforto, la responsabilità, la concretezza e la serietà sono elementi fondamentali. Ma certamente cambiare nel centrodestra, rafforzare la proposta che noi rappresentiamo, quella di Forza Italia che e quella di noi moderati. Anche i sondaggi oggi, ho visto gli ultimi, danno Forza Italia oltre l'8%, il 7, 8, 8, a seconda delle medie, 1,5% noi moderati, possono dire che il centro del centrodestra torna ad essere non solo protagonista ma ancora più forte in nome della storia da cui viene, che è quella che ovviamente è anche rappresentata qui alle nostre spalle. Io credo che, ringrazio anche gli amici, permettimi Antonio, noi moderati della nostra classe dirigente, noi abbiamo fatto il nostro direttivo nazionale col presidente del Consiglio nazionale Giovanni Toti, con tutti gli altri amici che sono qui, hanno condiviso questo percorso, sottolineando che non si tratta appunto di sciogliersi uno nell'altro, ma si tratta invece di lavorare insieme, e il lavoro che tu, l'appello che tu hai lanciato al tuo congresso nazionale, al primo congresso nazionale dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, non è caduta in vano neanche nel nostro assetto politico, nella nostra proposta politica. Quindi si tratta di lavorare insieme, di dare il nostro contributo con i migliori candidati che possiamo, li presenteremo, lavoreremo insieme, con un obiettivo che è molto, molto ambizioso, ma credo che l'entusiasmo che sentiamo, non solo con la vostra presenza, ci darà grande soddisfazione insieme, in un lavoro di rimettere insieme. Condividiamo anche noi l'esperienza di aver coinvolto le liste civiche, perché si riparte dal territorio. Noi Moderati è nata anche per questo, per recuperare tanti amministratori locali, elettori che non ci sono, e quindi se noi possiamo dare il nostro contributo lavorando insieme, perché questa è la forza, non uno, cioè la somma di uno e dell'altro, ma lavorando insieme, credo che mi auguro. Se uno più uno fa tre. Esattamente, sono convinto, come dicono anche molti sondaggi, che non sarà la somma per la prima volta dei nostri voti, ma sarà un moltiplicatore, e questo sarà anche forte per l'Europa, ma io credo anche per la stabilità del governo, lo dico perché un centro molto più forte rafforza l'azione che Giorgia Meloni sta facendo, e quindi per noi questo, i nostri gruppi continuano a lavorare insieme, i nostri dirigenti lo faranno insieme, alle elezioni territoriali presenteremo le nostre liste dei noi moderati dove è indispensabile, lavoreremo insieme invece dove si ritiene di poter lavorare insieme. Vedrete, lo dicevamo ieri insieme ad Antonio, che sentendoci anche che dalla Basilicata arriverà un altro segnale molto forte del io sono convinto, adesso saremo insieme venerdì, no? Alla chiusura della campagna l'altro venerdì, però credo che ci sarà anche lì un altro segnale molto forte, però siamo a disposizione ovviamente per le domande, e il simbolo che abbiamo fatto insieme, io devo dire grazie anche a Antonio e a tutta la classe dirigente di Forza Italia, che con serietà e disponibilità ha anche colto la preoccupazione che noi volevamo rappresentare, perché appunto era un lavoro comune, non semplicemente dare alcuni candidati, che si può fare. Qui c'è un progetto politico più ampio, un racconto più ampio, che secondo me avrà grande successo. Grazie. Abbiamo avuto un grande maestro che era Silvio Berlusconi, che ci ha insegnato sempre ad allargarsi, ad aprirsi e non a rinchiuderci nelle nostre sedi. Perché i vostri amici dovrebbero imparare. E molti dovrebbero imparare. Esatto. Bene, se c'è qualche domanda poi facciamo vedere il simbolo, così siamo un po' più ordinati, perché poi se ci alziamo per vedere il simbolo è paura che si crei più. Prego, sentite la testata e
il vostro nome e noi vi rispondiamo. Sì, salve, Giulia Marrazzo dell'ANSA, il segretario vicepremier Tajani ha detto che da questo pomeriggio al lavoro sulle liste. Vorrei avere da Tajani la conferma che il 20 darà, insomma, sceglierà la riserva sulla sua candidatura, e allora a questo punto vorrei capire se l'onorevole Lupi che cosa può dire invece su una sua ascesa in campo nelle liste, nella composizione elettorale, ovviamente. Grazie. Però facciamo un'altra conferenza stampa adesso. Sì, almeno ci aiutate. No, ma io farò la campagna elettorale dando il massimo di me stesso, perché credo che questa sia una battaglia politica fondamentale per il nostro paese. Metterò in campo tutta la mia esperienza di 30 anni di vita nelle istituzioni comunitarie, al Parlamento, alla Commissione, la conoscenza di meccanismi, la conoscenza di una realtà, e certamente non solo come Ministro degli Esteri, ma anche con tutto il bagaglio che mi ho avuto dagli anni di lavoro lì, voglio portare in questa campagna elettorale per permettere all'Italia di contare di più, perché sono assolutamente convinto che più conterà questa lista, più conterà l'Italia nel nostro paese, perché questo è il voto più utile che si possa dare nell'interesse italiano, perché il Partito Popolare Europeo, e noi dobbiamo leggere gli avvenimenti europei con l'ottica europea, non con l'ottica nazionale, il Partito Popolare Europeo sarà, come tutto lascia prevedere, come è ormai da decenni, il primo partito in Europa, e toccherà al Partito Popolare Europeo esprimere, in base al trattato, il futuro presidente della Commissione Europea, il futuro presidente del Parlamento Europeo. Quindi, se noi vogliamo che l'Italia conti, serve che questa lista elegga il maggior numero possibile di rappresentanti per far contare l'interesse nazionale a Bruxelles e a Strasburgo. Detto questo, io sto parlando con i miei compagni di partito, parlerò con i leader del centrodestra, e in occasione del Consiglio nazionale, della segreteria prima, che l'organismo chiamato ad approvare le liste, dirò quello che è mia intenzione fare, ma qualunque cosa io faccio darò il massimo di me stesso, senza però mai far venire meno l'impegno prioritario che è quello di Ministro della Repubblica e di Vice Presidente del Consiglio. Ma sottoscrivo quello che ha detto Antonio, nel senso che daremo il massimo ognuno di noi. Mi ha fatto molto piacere che lo ha detto con chiarezza Antonio. Devo dire che anche in questi giorni di cui abbiamo lavorato insieme, quando non era tattica quella che dicevamo che stavamo lavorando insieme, il criterio è non liste deboli, ma liste che possano rappresentare tutti e che possano far correre tutti. Tanti e mondi che siano diversi, anche noi daremo il nostro contributo in questi giorni, e quindi anche il mio impegno personale su questo dovrà esserci, come l'impegno di tutti i nostri vertici del partito di noi moderati. Casualmente, ma non casualmente, lo hanno fatto anche altri, anche noi avremo la nostra Assemblea Nazionale il 20, e ovviamente in queste settimane lavoreremo insieme, questi 10 giorni che mancano, proprio per presentare poi in maniera condivisa le migliori liste che ci saranno. Altre domande? Sì. Marco Trometta, Giovane Radio. In sintesi, la vostra proposta programmatica della sezione del PPE italiana a Bruxelles, perché gli italiani dovrebbero rimettere fiducia in Forza Italia nella vostra lista? Ma intanto il nostro programma è il programma del Partito Popolare Europeo, che condivide anche noi moderati, quindi abbiamo lo stesso programma. Questo è un altro elemento che ci garantisce coesione, che non è soltanto una operazione elettorale, perché poi si possono fare anche operazioni elettorali, ce ne stanno tante in corso adesso, perché non ce la faccio essere eletto, io devo superare il 4%, esatto. Qui c'è già un programma comune che abbiamo approvato,
congresso di Bucarest, in Romania. Forza Italia presenterà il programma elettorale che coinvolgerà i candidati, ma ritengo che facendolo leggere c'è la declinazione di quello europeo in Italia, quindi credo che sarà approvato anche da noi moderati, noi lo farò approvare il giorno 20, ma siccome poi nella stessa giornata abbiamo i nostri organismi, se loro sono d'accordo a quel programma saranno impegnati anche i candidati di noi moderati. Però ripeto, il programma è quello del Partito Popolare Europeo, poi lo declineremo in italiano, nel senso non sulla semplice traduzione dall'inglese all'italiano, ma per concretizzare i principi anche con riferimenti alle questioni nazionali, quindi con quel programma concreto. Io non voglio fare, da questo punto di vista mi trovo in sintonia con Maurizio, voglio fare una campagna elettorale contro gli altri, né tantomeno una corsa dentro il centrodestra. Io, se il centrodestra prende tanti voti, sono contento. Io mi auguro che le liste delle forze alleate possano avere un ottimo risultato. Mi preoccupo di far ottenere il maggior numero possibile di consensi. Ho detto, io non andremo a cercare voti a casa dei nostri amici alleati, andremo a cercare i voti per esempio nella grande famiglia del primo partito italiano, che è quello dell'astensione. C'è gente che cerca un punto di riferimento serio, credibile, affidabile, responsabile, che sia, non può essere la stessa cosa perché sono cambiati i tempi, però svolgono un po' il ruolo che svolgeva la Democrazia Cristiana con le forze che facevano parte del pentapartito, cioè essere quel centro che garantisce stabilità, affidabilità, insomma che rappresenta un pilastro per la vita politica nazionale nel quale la maggior parte dei cittadini si può riconoscere. Prego, Bekis, il messaggero. Grazie. Allora, segretario, una domanda per lei, ma vale per tutti e due. Ieri Marina Berlusconi ha detto: mi auguro che i partiti euroscettici vadano male alle elezioni europee, e ha detto che l'unico partito che può garantire ad oggi che sarà in cabina di regia è Forza Italia. Lei si augura che gli euroscettici vadano male alle europee? Io mi auguro, come Marina Berlusconi, che ringrazio per le parole di incoraggiamento e di amicizia, ma lo ha sempre fatto dal primo giorno in cui purtroppo ci siamo trovati senza il nostro leader, Marina, con i suoi fratelli, a cominciare da Pier Silvio, non ha mai, mai, neanche per un minuto, abbandonato il sostegno al movimento politico che, come ha definito insieme al fratello Pier Silvio, la più importante creatura del lavoro del padre. E quindi è ovvio che le sue parole ci incoraggiano, ci confortano, ci fa piacere che continui a essere vicina anche pubblicamente. Apprezziamo anche la sua discrezione, perché ci sostiene, sottolineando anche la differenza dei ruoli. Lei è una grande imprenditrice italiana e sta seguendo insieme al fratello le orme del papà. Allora io auguro grandissimo successo, perché se lo meritano, però ci fanno sentire sempre comunque la loro vicinanza. Io è ovvio che mi auguro, essendo un sovranista europeo, che vincano i sovranisti europei, non i sovranisti nazionali. E quindi condivido quello che dice Marina Berlusconi. Ha riferito anche la Lega, secondo lei? O... Ma non credo, forse credo in generale a un principio, forse è riferito più a sostenere il ruolo di Forza Italia come forza europeista e atlantista. Non è donna che fa polemiche con gli altri. L'unica volta, o le uniche volte che ha fatto polemica, l'ha fatto per difendere la memoria e l'immagine del padre, con parole che tutti quanti noi di Forza Italia abbiamo condiviso. Ah, sì. Se posso aggiungere una cosa, è esattamente dal tono della proposta politica che vogliamo fare insieme, anche della nostra campagna elettorale. Lo ha detto prima Antonio, noi non facciamo la campagna elettorale contro. Gli elettori hanno sempre ragione, e se ci ritroviamo in una situazione oggettiva in cui tanti elettori di centro e centrodestra si sono astenuti o non ci votano, perché noi veniamo da una tradizione, da una storia importante, molto importante, e
L'obiettivo di superare il 10% è solo un pezzo del cammino che abbiamo davanti. Ricordo che eravamo e siamo stati il pilastro fondamentale della nascita del centrodestra, perché veniamo tutti dalla nostra stessa storia. Vuol dire che magari qualche errore l'abbiamo commesso anche noi e che forse ci dobbiamo rimettere in gioco e fare una proposta chiara e forte a coloro che credono non solo nel centro del centrodestra, nel popolarismo italiano, ma innanzitutto in un'Europa più forte. Quello che secondo me non si capisce è che non siamo al 2019, perché è successo che è cambiato il mondo, non ci si salva da soli. Se oggi parliamo di PNRR è semplicemente perché per la prima volta l'Europa è diventata, ha iniziato ad assumersi un debito comune, in comune, pubblico in comune, e abbiamo le risorse per poterlo fare. Ci siamo sempre battuti su questo e credo che la sfida che noi abbiamo è esattamente quella di fare anche in Italia un partito popolare europeo, in Italia più forte, più decisivo e più importante. E in un momento come questo mi sembra che la proposta politica sarà quella che convincerà. E sono convinto che dalle elezioni italiane, ma questo è il mio auspicio ovviamente, ognuno sceglie la strada politica, la linea politica che ritiene più opportuna, ma verrà premiata molto la linea della responsabilità, della serietà e della concretezza, con un programma ovviamente che andremo a declinare. Il tema della transizione ecologica è un tema fondamentale, ma noi abbiamo dimostrato anche in Parlamento con le battaglie che stiamo facendo insieme come Forza Italia e noi moderati che siamo a favore della transizione ecologica, quindi non siamo contro, ma siamo per una transizione ecologica che sia effettivamente sostenibile e che non ci faccia dipendere da altri paesi, vedi? Perché lo scenario è sempre più geopolitico. Chi pensa a nazionalismi e a salvarsi da solo mi sembra che sia un po' fuori dal tempo, però ognuno fa la sua scelta. Non si sente. Ripeto, buonasera, Giancarla Rondinelli, TG1. Mi collego a quanto detto adesso dall'onorevole Lupi. Questo è un primo pezzo di strada, questo è un modello che noi vediamo ora per europee, in Basilicata, al sostegno del candidato Bardi, ma ci sono anche altre tappe elettorali, penso per esempio al Piemonte con il candidato Cirio e Forza Italia. Quindi è un modello replicabile? Abbiamo detto che non è un accordo elettorale questo, stiamo lavorando a un progetto politico che deve vederci uniti laddove è possibile con liste comuni, ma questo anche dove non ci sono liste comuni non cambia il progetto. Dobbiamo lavorare assieme perché siamo parte tutti del Partito Popolare Europeo, questo è quello che conta. Dove sarà utile presentare più liste, presenteremo più liste, dove sarà utile lavorare insieme, ne lavoreremo insieme. Quello che conta è l'accordo politico che c'è fra di noi. Siamo due componenti della maggioranza di governo e come tali continueremo a lavorare mano nella mano anche alla Camera, al Senato, nelle istituzioni locali e a maggior ragione nella sede del Parlamento europeo dove lavoreremo insieme. Quindi l'unità è, come posso dire, è un accordo politico, quindi dove sarà necessario, e ovviamente non ci divideremo, non è che uno comunque sostiene un sindaco e uno sostiene un altro, ecco, quello assolutamente no. Se sarà utile avere più candidati che sostengono lo stesso sindaco, lo stesso presidente, quando sarà lo faremo, valuteremo caso per caso, fermo restando appunto che c'è un dialogo privilegiato fra di noi perché stiamo lavorando per la costruzione di un progetto più ampio. Con il presidente Cirio e con Antonio, per esempio, per chiarezza rispetto alla domanda, abbiamo deciso che la lista Noi Moderati sarà presente in Piemonte con i suoi uomini e i suoi candidati, anche per la tipologia di elezione, ovviamente un'elezione regionale, quindi, ma questo lo abbiamo condiviso e quindi in Piemonte posso già dirvi che la lista Noi Moderati sarà presente con i suoi candidati. Purtroppo c'è una brutta notizia, c'è stata un'esplosione in una centrale idroelettrica in Emilia Romagna. Ci sono dei dispersi, dei feriti, stiamo seguendo la situazione con apprensione, con vicinanza, ci auguriamo che i dispersi possano essere trovati, siamo solidali con tutte le famiglie che in questo momento sono preoccupate per il destino dei loro cari. In Emilia Romagna.
Buon pomeriggio, Noemi Giunta, giornale Radio Rai. Qualche giorno fa c'è stata un'intesa tra la Lega e l'UDC. Oggi questa intesa, che ha una prospettiva anche ulteriore alle elezioni, come ci spiegavate, c'è ancora un tema voto cattolico? Esiste un argomento, si può ancora discutere di questo? Si ripetono appelli spesso anche d'oltre Tevere di un maggiore impegno in questo senso. L'intesa a cui mi riferivo prima si basava, a detta degli intervistati, sulla difesa dei valori cristiani, la difesa della famiglia, eccetera. Voglio sapere se anche in questo nuovo accordo che si va profilando c'è appunto il tema di cui volevo chiedervi. Non credo che lo dobbiamo ripetere, non lo scopriamo adesso. Abbiamo sempre detto che siamo un partito di ispirazione cristiana, siamo il Partito Popolare Europeo, siamo cristiani e democratici, quindi non è che lo dobbiamo ripetere ogni volta. Credo dal nostro comportamento, dal nostro voto, dalle nostre scelte, c'è un continuo riferimento alle ispirazioni, ai valori. Pensiamo alla centralità della persona, pensiamo alla solidarietà, alla sussidiarietà, pensiamo a una difesa dell'ambiente che vede al centro la persona, quindi non serve ogni volta ripetere, perché credo e che i contenuti della nostra azione, il nostro appartenere al Partito Popolare Europeo non abbia bisogno di ulteriori conferme, di ulteriori dichiarazioni. Non credo ci sia bisogno di un partito cattolico, ma è la storia di questi 30 anni, è la forza dei valori che derivano dalla tradizione cattolica insieme alle grandi tradizioni del nostro paese che deve vederci unite in tante battaglie. Questa è la sfida del Partito Popolare Europeo anche qui in Italia, anche perché quel sondaggio a cui lei si riferisce dice che c'è qualcuno che vuole il partito dei cattolici, ma c'è il 67% dei cattolici che vota centrodestra. Speriamo che adesso voti tutto il 67% Partito Popolare Europeo, Forza Italia, noi moderati. Sono di Colonelli di Mediaset, una domanda del Presidente Tajani, anche per l'onorevole Lupi. Insomma, c'è grande attenzione, grande fermento, no? Al centro della politica. E si vede anche, diciamo, perché osserva un po' la politica nelle atmosfere che si respirano. Io volevo sapere da Tajani, anche da Lupi, come vi spiegate politicamente questa attenzione? Cioè, cosa sta succedendo in Italia e nell'elettorato che, insomma, secondo tutti quanti gli analisti sembra premiare, no? Ma premia perché c'è voglia di uno schieramento serio, credibile, affidabile, responsabile, determinato, ma non violento, che non promette ciò che non può mantenere. Credo che sia indispensabile per l'Italia, e questo lo chiedono gli italiani, in un momento in cui ci sono due guerre, tre guerre ai nostri confini, nel momento in cui ci sono tante incertezze anche dal punto di vista economico, anche se qui in Italia le cose vanno meglio rispetto alla Germania e all'Olanda, ci sia bisogno di trovare una forza rassicurante. Questo credo che sia il motivo per il quale c'è grande attenzione verso di noi. Il nostro compito, lo dico come segretario di Forza Italia, è quello di far sì che questa forza rassicurante si allarghi. Da qui l'accordo con le liste civiche, da qui l'accordo con noi moderati. Io lavorerò anche per trovare un accordo con la Südtiroler Volkspartei, che è il partito, diciamo, cristiano democratico di lingua tedesca, che è parte del Partito Popolare Europeo. Insomma, vogliamo fare in modo che ci sia una strategia politica che permetta agli italiani di trovare spalle larghe e, per dire con D'Urso, donne e uomini liberi e forti. Solo una battuta per non fare il controcanto, perché non è questo, è il lavoro insieme. Parlava appunto di questa forza, mi è venuto in mente mentre parlava che un grande presidente francese vinse le elezioni con uno slogan che era la forza tranquilla, Mitterrand. Ma a distanza di tanti anni oggi questa forza tranquilla è diventata un contenuto e un'esigenza, e lo dimostrano poi i fatti. L'azione ovviamente di ognuno di noi politicamente ha sempre visto convergere. Questo governo
ha fatto con la Presidente Meloni, ma Antonio lo ha dimostrato in una situazione da Ministro degli Esteri, situazioni difficili, mai come in questo momento il Ministro degli Esteri si è trovato a combattere sul campo diplomazia due guerre, cioè siamo sempre più necessari, è sempre più necessaria una risposta di contenuti, perché la forza tranquilla senza un contenuto non va da nessuna parte, quindi valori, ideali, una visione della società, dei progetti, la persona al centro, lo Stato al servizio della persona e non viceversa, le grandi questioni che hanno contraddistinto questa storia, e poi un metodo che è testimoniato dal lavoro che stiamo facendo. Urlare e promettere cose che poi non si fanno non serve più a nessuno, così come rincorrere la cosiddetta pancia. Se sei malato e hai mal di pancia è un sintomo, ma poi lo devi curare, perché andare sempre dietro non lo puoi trascurare, ma andare sempre dietro alla pancia, poi alla fine quella malattia degenera. Credo che Maurizio, concludiamo così ci facciamo vedere il nostro simbolo. Maurizio, condivida quello che è lo slogan che abbiamo pensato per questa campagna elettorale: una forza rassicurante al centro dell'Europa. Quindi elementi sono tre: essere rassicuranti, stare al centro, ma con una stella polare che si chiama Europa. Grazie. Posso stare in mezzo? No. Devono fare foto. Allora, siccome abbiamo detto un'altra cosa, facciamo l'altra sorpresa. Anche Maurizio, non la sa bene, anche Maurizio. Grazie.